E pura vita ragazzi, benvenuti nuovamente su Cyberpunk. Continuiamo questo gioco dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo. Capitolo dove sapete che siamo finalmente entrati al Black Sapphire. Abbiamo incontrato Songbird, ci ha dato uno shard, un piano per riuscire a risolvere tutto. E ci serve Reed adesso per continuare questo piano. Secondo me andrà a finire molto male, perché Hansen ha detto che non si dimentica le facce e lei vuole che noi facciamo finta di essere due stronzi che riconoscerà. Pare che il tuo agente speciale abbia bisogni speciali. Cerca di annegare il suo dolore. Vedo che è alcolizzato. Qua triste e depresso. Songbird attraverso il relic, possiamo comunicare di nuovo. Ha risolto, papi. Tutto bene, Reed. Dai, Reed, cazzo. Sì, mi serve un minuto per elaborare la cosa. Sono fatto così. Una piccola avversità e mi ci vuole del tempo. Ti è venuta qualche idea? Sì, adesso sappiamo chi ha tentato di far fuori la Myers. Hansen? Sì, ma non per davvero. Cazzo vuol dire non per davvero? Scherzava? Non so tu, ma io le coincidenze le vedo come schemi, strutture da interpretare. Dove vuoi arrivare? Lo Space Force One si schianta proprio qui, in un luogo controllato da un uomo che ha trovato una tecnologia oscura e dimenticata in un bunker segreto. Perfetto. Abbiamo sospettato da subito che fosse stato organizzato dall'interno. Sicuramente adesso non l'ha fatto perché voleva. E sappiamo che è stata Songbird. E ci sei arrivato in un attimo. Non è un po' presto per trarre conclusioni? Un po' presto per le conclusioni, non credi? Non abbiamo prove che abbia architettato tutto. Forse ha improvvisato, reagito agli eventi. Non crederai che abbia scoperto della cura soltanto adesso? Deve aver fatto un patto con Hansen prima che succedesse tutto questo. Ok, ha senso. Ha venduto la presidente in cambio della tecnologia. Comunque la metti, è alto tradimento. Non saprei, solo mi ha contattato per salvare la Myers. Non saprei. Siamo esterni. Song mi ha reclutato specificatamente per salvare la Myers dall'aereo. Dubito che la volesse morta. O nelle mani di Hansen. Ancora non sono sicuro. Non è mai così semplice, Vi. Sono d'accordo con Reed, più o meno. Secondo me, Somi ha fatto il doppio gioco, stringendo accordi con Hansen e con te. E quello già può essere. Ha convinto Hansen e poi è toccato a te. Ti ha contattato attraverso i relic chiedendoti di salvare la presidente. Sei la sua soluzione. Hai bisogno di quella cura quanto lei, il che le garantisce il tuo aiuto se il suo piano dovesse fallire. Ed eccoci qua. Già, eccoci qua, ad aiutare Songbird. La sua forza è sempre stata stare un passo avanti agli altri. Ma prendere decisioni e valutare situazioni sono il suo tallone d'Achille. Se giocasse a scacchi, sarebbe famosa per le mosse sorprendenti e le atroci sconfitte. E allora... Merda, ho l'impressione che Song mi stia ingannando. Non so cosa pensare, ti dico la verità. Non so cosa pensare. Siamo esterni, stiamo neutrali ancora. Ma conosco Somi abbastanza bene da sapere che farà il possibile per essere leale. Quindi salviamo una traditrice? Ma come ti senti a riguardo? Quindi... Tu cosa pensi di questa storia? Cosa pensi tu, maledetto? Non credo che la colpevole sia solo Somi. In questo campo niente è mai quello che sembra. Devi continuare a fare domande finché non arrivi al fondo della questione. Se ci arrivi. Ora la priorità è tirarla fuori da questa situazione di merda. Poi decideremo come muoverci. Perfetto, mi sembra giusto. Allora, sono qui per quello che... Allora, dobbiamo fare attenzione intanto. Ma dobbiamo stare attenti a ogni sua mossa. Certo, fiducia incondizionata, è fuori questione. Io, Reed, non lo so, discutibile. Bene. Un po' tutto. Torniamo a noi, cosa dobbiamo fare per salvarla? Un casino. Per avere la tecnologia che serve a me, Songbird, dobbiamo incontrare Hansen, non senza essere preparati. Perché lo incontreremo nei panni di due runner. Prima dobbiamo rubare la loro identità, qualunque cosa significhi. Furto di impronte identitarie, mi ricorda un lavoro in Colombia. Chi sono e dove li troviamo? Dai lo shard. Song mi ha dato questo shard. Da un'occhiata. I nostri obiettivi sono fratello e sorella, gemelli dei capelli rossi. Sono e come qui facciamo? Da qualche parte a spassarsela.
e diventiamo loro, per forza. Ok, per estrarre i dati ci servono esempi di comportamento assortito. Dobbiamo parlare con loro e scansionarli. Capito, credo. Quindi facciamo la nostra mossa? Eccoli. Eccoli dove? Ah, sono là? Dovette doppi, a quanto pare. Alex, ricevuto? Forte e chiaro. Preparo la scansione. Grande, vai. Per te è la prima volta, ma niente paura. È un lavoro a quattro mani. Io ne scansiono uno, tu l'altro. Alex ci guida. Ok, ho capito. Diventiamo loro. Ti mando dei soldi dal nostro fondo operativo. Caricati di Fish e unisciti a loro. Cerca solo di non puntare tutto subito. Andiamo uno alla volta. Non quanto ci mi conosciamo. Stai dando? Diamoci dentro. Quanti soldi mi hai dato? Me ne vado, mi ritiro, eh? Vi è andata alla grande con la roulette. Oh, il gioco d'azzardo esalta, dalla gioia della vittoria e il dolore della sconfitta. Euforia e disperazione, perfetto per i nostri scopi. No, aspetta un secondo, devo comprare le fiches. Grazie. Ho 7. Devo andare a scommettere, mami, permesso. Grazie. Torno dopo a prendermi un altro drink. Carissima. Salve, signore. Fish, tutte, dai. Vorrei un po' di fish. Certo, buona fortuna ai tavoli. Grazie. Dammi le fiches. Vorrei. Ho 100.000, ho 100.000. Non voglio usare un centesimo in più. Allora, me le dai o no, signora? Ricorda, non sei qui per divertirti. Puntate semplici, solo rosso o nero. Niente stronzate tipo Double Street o basket, chiaro? Non so neanche cosa significhi. Quindi va bene così. E punto si sul... A noi? E il nero mi ispira. Vieni qua. Puntate aperte? Assolutamente. Scelgo io il numero? Allora nero. Calma, offriti da bere. Rompi il ghiaccio. Io arrivo tra poco. Ehi, non ci si presenta? Buongiorno. Sono V. Tu? Aurore Cassel. E questa noia è mio fratello, Aymeric. Cosa bevete, ragazzi? Ehi, veloce qua. Cosa bevete? Abbiamo 7. Offro io. Per me, Barbo. Ahimè, mon frère non beve. Hai sentito la signora? È real water per il signore. E lei cosa beve? Io? Lo stesso della signora. Un gin tonic. Gin tonic, per favore. Gin tonic in arrivo. Mi sento... I drink arrivano subito. Classico. Col bulldog, grazie. 34. Pari. E merda! Vaya merda! Ancora. Fate il vostro gioco. Ultima nero. Possibile. Nero. Andiamo. Fanculo, nero. V, ho perso il contatto con Reed. Non ho idea di dove sia. Arriva, tranquilla. Prendi tempo, ok? Sì. Dunque, eh. Racconta. Dimmi. Anche tu avrai qualche scheletro nell'armadio. Ne ho uno in testa anche. Bastardi. Ne ho uno in testa anche, pensa te. A meno che tu non sia un turista. Un turista, come no. Gli sfigati che guardano le vite degli altri per provare qualcosa. Provocatoria questa. Sono un turista, di certo. Indovina. E tu siamo misteriosi, pensi? Indovina. Secondo te? Ehi, un solo drink e stai già flirtando. Audace. Hai visto che storia? 8. Pari. Nero. Para la cassa. Oh, sì. Fanculo. Oh, me ne vado. Sei un random, vai via. Quanto ho guadagnato? Fate il vostro gioco. Rosso. Ho come la sensazione di aver interrotto qualcosa al mio arrivo. No, non ti preoccupare. Tu chi sei? Oh, dai, V cercava solo di essere cortese. Ehi, stai attenta, eh. Sono aggressivo anche. N'est pas V? Non stavi mica ficcando il naso, dico bene. 18. Pari. Tome! Me sto inciando del nero. Ho un brutto presentimento. Sono ricco. Il vostro gioco. Il mio gioco? L'otto è il mio numero fortunato. No, non stavo ficcando il naso. Volevo solo essere cortese. No, non essere noioso. Non mi piace la noia. Non ti piace la noia? Io sto poi mi sto certo inciando che stavi a dire. Il naso.
Siamo troppo interessanti per non attirare l'attenzione. Umili anche siete, vedo. Ascolta, Reed è sparito, non possiamo aspettarlo. Devi fare entrambe le scansioni da solo. Certo, no? Che ta stracaga. Imprint pronto, di cosa? Oh, parlavamo di politica locale. Nello specifico di padrone di casa, Monsieur Cartansan. Mi bevo il mio gin tonic. Vende armi e ci fa bei soldi. Eppure qui ci sono celebrità, politici, perfino il capo della polizia. Perciò pensavo, forse Hansen farebbe meglio ad essere un uomo d'affari veritabile, no? Io dico di sì. Mon cher frère non è d'accordo. Non ho capito cosa devo fare. Pari, nero. Ma merda! Non è il mio giorno fortunato. Nero allora. È cascato rosso, sempre rosso. Non sto capendo come scansionarli, però. Chi è davvero Kurt Hansen? Domanda cruciale. Di certo non è un uomo d'affari. Hansen è un colletto bianco senza colletto. Mi spiego. Porca puttana, voi americani. Una volta avevate più immaginazione. Ti arrando? Non permetterglielo. Ti andrebbe di dirci cosa ti frullare? Magari potresti delineare la tua opinione su di lui. Profitti della vita, godersi la vita, è questo il punto. Puoi combattere guerre per fare soldi, ma perché se poi sei costretto a nasconderli? Lo sai, Rick, lo so io. E se Hansen ha un po' di buon senso, lo sa anche lui. 28. Pari. Fanculo! No, rosso. Casca il rosso adesso, ragazzi. Casca il rosso, eccolo. Tu non sarai pas en train de devenir trop pote avec lui? Non fai pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme tu non l'as baisé, lui et moi. Potrebbe volermi scoppare. Hai una bella faccia di bronzo, eh? Oh, concordo. Magari voglio scoparmi tua sorella. Hansen problemi? Potrebbe prendere il Doctown per la gola, buttare fuori i tossici e renderla un paradiso per miliardari. Arricchirsi e basta è noioso. Devi lavorare per la comunità, investire, creare opportunità, organizzare eventi. Parla a ruota libera. Stai andando bene, Vi. Lo so. La beneficenza è un'ottima macchina di riciclaggio. È il fratello. Può che non sto cagando. Ti credimi. 12. Tome! 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 Eh? E adesso? Sei così infantile. Punteresti che al nero, ma ripunterai al rosso. Toma! Non sono nella posizione del missionario? Toma. Stronzate. Reed continua a non rispondere. Ma tu non fermarti. Doctown, una bella moneta sua. Di scambio. Potrebbe usarla come moneta di scambio. E Hansen chi diventerebbe? Il sindaco? Per favore. Certo. È molto bravo in quello che fa. È un criminale professionista. Ah, non serve che lo scannerizzo, basta soldato, che parlino. Oggi okay, signore perfetto. Del crimine. Perché non squalo degli affari domani? Eppure è un uomo d'affari. De merda, e però. Poi rendere tutto legale. Troppo lavoro per un semplice cambio di etichetta. Bene, l'amico si sta aprendo. 22. Pari. E non voilà, merda. C'est comme ça qu'on fait. Sono povero, ragazzi? Non può continuare a uscire nero. La stracaga. E si vede che vuoi dire qualcosa. Ti va di elaborare. Spiegati. Mentre scommetto sul rosso ancora. Vendere armi o proprietà per me non farebbe alcuna differenza. E passare 5 anni a lavorare per cambiare come ti vede la gente, come ti definisce. Essere onesto agli occhi degli altri. Non me ne fregherebbe un cazzo. Tranquillito, Titan. Dammi qua. 24. Pari. Nero. Cazzo! E basta nero, gioco. Ragazzi. Adesso ci siamo quasi. Manca poco. Adesso dammi qualcosa di forte. Falli ridere o piangere, non importa. Sì, basta che guardi il mio conto in banca. Tutto o niente, che ne dite? Alla merda. Ci giochiamo tutto quello che abbiamo vinto. Alla merda. E giochiamo colori diversi, ok? Vinci tu oppure noi. E qualcuno perderà tutto. Perfetto. Mi hai tolto le parole di bocca. Perfetto. Aspetta un attimo. Arrivi al tavolo, paghi da bere, parli. E adesso vuoi rischiare tutto? Sì. Mi sembra un po' strano. Perché non ci parli un po' di te? Intanto scommetti.
Attenzione. Mercenario dell'Afterlife. Vengo dall'Afterlife. Trai le tue conclusioni. Con tanto? Famoso anche. Allora scegli prima tu. Rosso. Basta, no? Non può uscire sempre nero, bastardi. Allora datemi i soldi. Per noi. Fanculo. Non può uscire sempre nero. Cazzo, adesso rosso, mi rovino. Mi gioco il canale intero, rosso. Non scommettete, ragazzi, va a finire sempre che perdete. Ale, ale, ale. Rosso, non rompiamo il cazzo, eh. Hansen, adesso no. 13. Uè, puta. Nero. Può uscire sempre nero, stracaga. A volte si vince, a volte si perde, gente. Si lasciateci perde. Lasciateci soli un momento, per favore. Ce l'hai con me o con loro, ragazzi? Vado, allora. Ciao, allora. Affanculo, mi avete spelato, mi avete. Hansen. So che il tuo amico Reed è della FIA. Mi viene da supporre che lo sia anche tu. Supponi malissimo. Immagino anche che voi due abbiate deciso di salvare la presidente e di portarla fuori da Doctor. Nego tutto fino alla morte, eh? Dovrei rispedirvi a Night City a pezzetti in due sacchi per cadaveri. No, non è vero. Non ci rispedrai indietro in sacchi per cadaveri. Non stai per farci fuori. Dico bene. Vuoi qualcosa? Essere sinceri, ne ho abbastanza del circo mediatico. Le insinuazioni che mi sbattono in faccia. La propaganda. Per fortuna, ora possiamo gettarci tutto alle spalle. Bene. E fai buon viso e cattivo gioco? Sempre felice di aiutare, va bene. Sempre felice di aiutare. Non ti preoccupare, colonnello. Siamo con te. Più o meno. Lascerò che te e Reed ve ne andiate da questo posto tutti interi, sulle vostre gambe. Vediamo cosa dice di lui. Della mia buona volontà. Va bene, grazie, ma... Ma la vostra amica è venuta da me di sua spontanea volontà. Ok. Era stanca di infrangere leggi internazionali per i capricci della presidente. Doveva andarsene. Ha fatto bene. Violare il Black Wall, mettere a rischio la rete, di fatto la sicurezza dell'umanità, per interessi personali. Chissà cosa direbbe la Netwatch. Chissà cosa direbbe. Riferiscilo alla presidente Myers e dille che il suo giocattolo di distruzione di massa ora sta con me. E che farebbe meglio ad andarsene da casa mia, o il mondo scoprirà dei suoi affari. Okay. Ora ho da fare. Troverai il signor Reed al piano di sotto. Al piano di sotto? Okay, ecco perché. Abbiamo quello che ci serve. Ecco perché non è apparso. E hai sentito cosa ha detto? Che grandissimo stronzo. L'hai sentito? Un sì, povero. Forte e chiaro. E non mi è piaciuto neanche un po'. Il bastardo ha detto che Reed è di sotto. Sì, l'ho sentito. Il suo tono non mi è piaciuto. Beviamoci su, va là. Grazie. Devi andare, B. Meglio non sfidare la sorte. È un agente della FIA, grazie. Non morirà mica. Dobbiamo sapere che fine ha fatto Sol. Esci dal Black Sapphire dall'atrio. Ok, ma Reed? A tutto ciò? Devi mangiare Lizzy? Qualcosa. Sì. Ciao, Lizzy. Vi, che cosa ci fai qui? Tu cosa ci fai qui? Farti la stessa domanda. sì. Potrei essere leggermente fuori luogo, ma me la cavo. Ok, Lizzie qua? Vabbè, lei è famosa, ma... Mi fa sentire davvero viva. Ok, ciao. C'è qui il mio caro Abby, il mio nuovo bodyguard. Il migliore che abbia mai avuto, anche se un po' troppo protettivo. È un piacere, Abby. Hai in programma qualcosa di... Ma te ne vai già? Sembra che tu stia per scappare. Io sto per scappare. Sì, devo andare tra poco. Ma da un party all'altro... Un mio chum di Lagos dà una festa sul suo yacht. Amici, fuochi d'artificio, immersioni, una sfilata di moda privata. Peccato. Ti farebbe bene un po' di relax sull'acqua. No, ma già sono fatto. Sicura che tu abbia tipo un sacco di cose da fare. Bravissimo, e vedo poi, che hai capito. Conoscendolo, la situazione si scalderà. Preferisco risparmiarti scenate. Grazie. Ma certo, grazie. Lasciami adesso. Ciao, vaffanculo. Ho da fare io. Di qua? Mi
Permesso signori, vado, sto uscendo. Figata di posto comunque. Certo, è tutto a posto? Non si preoccupi, è solo un controllo di routine. Le auguro una buona serata. Ma falle entrare. Reed, hai notato qualcosa di insolito? Giorno. A dire il vero, la lavanderia. Credo che qualcuno sia passato di lì. Sì, io. Sto pensando a quello che ha detto quel bastardo. E secondo te Songbird ha tradito la FIA? Songbird è un'arma di distruzione di massa ambulante. E Hansen la tiene al guinzaglio. E può usarla in qualsiasi momento lui voglia. A questa Ascolti, velocità stiamo scendendo? Monta carichi sta roba. Per il bene di tutti. Sa qualcosa. Ha del marcio sulla Myers. Mi sembra assurdo. Ma se la gente scopre che la presidente degli NUSA ha infranto di proposito le leggi internazionali sul cyberspazio... Sei sono fottuti. La Myers dovrebbe assumersi la responsabilità, rimetterci la faccia. Dovrebbe, oppure, sì. Sfidare il mondo e scatenare un'altra guerra. Porca puttana. Oh, quanto vorrei per una volta che tutto andasse liscio e secondo i piani. No, mai. Questa è proprio una brutta storia. Bruttissima. Vabbè, dai, insomma, poteva andare peggio. Perché c'è una... Cazzo vuoi? Oh, vabbè, non so perché c'è un uno lì, ma... A te e al tuo chum conviene andarvene a fanculo. Un piede dietro l'altro, vi accompagno all'uscita. Andiamo via, restare qui è inutile. Non puoi darmi ordini. Ah, sì? Obbligami. No, vi. Lascia perdere. Posso ucciderli, sai, Reed, non è un problema. Tengo hambre, eh? Posso farlo. Aspettate, cazzo. Voi siete quelli che si sono intruffati. È ora di uscire di scena. Ora vai. Abbiamo compagnia. Ingresso principale. Sì, violenza, non mi interessa. Avete commesso un grosso errore. Basta. Non alzare le mani, allora. Obbligami ad andare via. Sono a secco, devo ricaricare. Obbligami ad andarmene. Obbligatene ad andarmene, Toma. Obbligami ad andarmene, dai, obbligami. Sono finito. Obbligami ad andarmene, dai, obbligami. Dove sei? Obbligami ad andarmene, dai. Voglio vederti obbligarmi. Circondiamolo. Quanto mi mancava. A ver, cogno. Te reviento, niño. Non hanno via di scampo. Momento. Vi, Cristo santo, ci stanno ammazzando. Ah, oh, a me no. Maggie. Dividiamoci. Contatto dopo per riorganizzarci. Ancora? Beh, obbligami ad andarmene, dai. Allora? A girare! Affermativo! Ok, c'è un po' di gente. Odio. Sono fuori. Me la sono cavata senza troppi danni. Anch'io sono fuori pericolo. Ci vediamo fra poco. Fa attenzione. Perfetto. Vi, come va? Tutto bene? Perfettamente. Alex dice che ti sei occupato dei runner da solo. Che hai le scansioni? Sì, ho tutto. È arrivato Hansen. Abbiamo parlato. In realtà ha fatto delle minacce.
Ha detto che se la Myers non si arrende, il mondo saprà di Songbird e del Black Wolf. Facciamo piano. Sa cosa significa Somi per la Presidente? Che è un'arma, intendi? Sì, Hansen sa tutto. Dobbiamo tirarla fuori di lì, Reed. Sul serio. Temevo qualcosa del genere. Ok, V. Io e Alex abbiamo da fare. Dobbiamo analizzare i dati di Songbird. Io? Potrebbero volerci un paio di giorni. Bene, allora comunicazioni aperte. Sì. Penseremo a un piano e ti contatteremo al più presto. Vi. Gran lavoro. Non grazie a te. Comunque. Attendi la chiamata di Reed tra un giorno. E allora è quando adesso si fa questo. Manda avanti il tempo. Aspettiamo 24 ore. Sperando che sia abbastanza perché chiami subito, spero. Reed, bravo. Rispondi a Reed. V.A., la ricognizione è conclusa. Preparati e vediamoci da Alex. Certo, ci vediamo lì. Ci vediamo da Alex. Alex, ehi, di recente? E di recente hai detto che devi pensare al qui e ora, che il tuo tempo sta per scadere. Piuttosto pessimista come visione. C'è altro che dovrei sapere, visto che lavoriamo insieme e dobbiamo contare l'uno sull'altro? È questo. Accidenti, sembra peggio e più strano di quanto pensassi. Ma qualche episodio sporadico. Ok. Alex, devo andare da te. Ok. Sombre, che cazzo vuoi? Stiamo bene, sei tu in pericolo, non noi. Eri preoccupata, eri stronza. A quanto pare lottiamo per lo stesso obiettivo. Io gliela tiro in faccia così. Pensi davvero che fosse intenzione della presenza di Hansen? Conosci i modi migliori per complicarmi la vita? A cagare, Songbird, ok? Quanta distanza? 750 metri. Bene, ragazzi, ci vediamo direttamente là. Ok, ragazzi, siamo arrivati al bar. Eccoci. Cosa offre il menù? Cosa offre la casa? Il meglio che Dogtown ha da offrire, tesoro. Tipo pizza. Va bene così, grazie. Non è te che cerco. Permesso? Ah, giusto. Giù abbiamo la... il posto segreto nostro, no? La nostra base segreta. Ci siamo già passati. Stanno già parlando. Allora, ricordi l'ultima volta che ne abbiamo parlato? Certo. E sì, l'espediente è simile. Ma la posta è in gioco, no? Classico copia e incolla, furto delle ID, bioscansioni, comportamentali. Abbiamo pensato a tutto. Sì. Ah, V, eccoti. Era anche ora. Qui abbiamo quasi ultimato il piano. Ok. Qual è il piano? La missione non ti convince? L'operazione non ti convince, Alex. Mi ricorda alcuni episodi poco felici del passato. Uno in particolare. Prima di NC avevamo questa operazione in Colombia. Medellin. La prima missione di Song. Medellin. Abbiamo di meglio da fare che divancare il passato. No, dai, raccontami. Voglio sapere. Che è successo a Medellin? Che operazione era? Medellin. No, Medellin. Avevamo puntato un contatto del presidente colombiano, un tizio che gli vendeva tecnologia di contrabbando. Stai dicendo che la FIA muove i fili oltreoceano? Buona parte del nostro lavoro non finisce nei rapporti ufficiali. Chiaro. Comunque, anche in quella missione abbiamo usato identità fasulle. Le cose non sono andate come previsto, ma è una storia lunga. Sentiamo. Possiamo prenderci un minuto di pausa? Devo sapere. Potrei persino scoprire qualcosa di utile su Somi. Va bene. Parla. Il nostro uomo era un tale Luis Hernandez, un peso massimo del traffico d'armi. Volevamo infiltrare un agente nella sua organizzazione. Alex impersonava uno degli ingegneri della cerchia di Hernandez. Era il nostro biglietto d'ingresso. Un giorno entra per una riunione e vede una delle ragazze di Luis, tipica modella da copertina, che portava fuori il Doberman di lui. Lui era così, spendeva un sacco di soldi in roba costosa e pacchiana. Giusto. E poi cos'è successo? Beh, Somi aveva preparato il fascicolo su Hernandez. Ma l'era sfuggito un dettaglio importante. L'ingegnere aveva paura dei cani. Sudore freddo, mani che tremano, pantaloni fradici. Quel tipo di paura. Ostia, quando il Doberman annusa il ginocchio di Alex, lei
lo accarezza sulla testa e dice: «Che bel cagnolone!» Poi prende una sedia al tavolo di Hernandez. E l'altro, prima giustamente, ancora di potersi sedere, si è ritrovata con una pistola alla schiena e due alla testa. Come hai fatto a liberarla? Alla fine la situazione si è risolta, no? Siamo qui, insieme. Come hai fatto? Hernandez e i suoi uomini non sono stati così fortunati. Abbiamo risolto noi la loro situazione. Addio ad ogni impossibile sotterfugio. Abbiamo dovuto sfondargli la porta. Secondo la versione ufficiale, opera di un cartello rivale. Giusto. Basta. Ok, gente, torniamo a Night City. Concentrati su un nuovo bersaglio. Beh, oddio. Vuol dire che non siete proprio bravissimi come spie. Parla molto male di voi. Devo seguire voi per seguire questa, per prendere questa identità. Finisce molto bene stasera. Dammelo. Lista della spesa. Vabbè. Permesso. Abbiamo analizzato lo shard che ci ha dato Somi. Sì. Sono fondamenta solide per la nostra missione. Perfetto. Tutto fatto. Sorveglianza, ricognizione, raccolta dati, pianificazione. Bene. È ora di rimediare ad alcuni torti del passato. Un culo, Reed. Dacci un taglio, ok? Non hai nessuna colpa. Sì, è stronza lei. È un'adulta. Ne ha preso le sue decisioni. Ne sta pagando le conseguenze. No, è stata manipolata. E non ha potuto contare sull'aiuto di nessuno. Adesso... Tieni, Evie. Qui trovi i dettagli della missione. Dammeli. Alex ha ragione. La tireremo fuori da questa storia. Non ti preoccupare, Reed. La salveremo. Neutri, nessuno ha ragione. Lo so. E non solo lei. Anche te. Io la vedo un po' più complicata la situazione della sua. Il nostro obiettivo è liberare Somi dal controllo di Hansen. Purtroppo questa non è una normale operazione di salvataggio. Perché... Beh, 30... è stata infettata due da qualcosa anni? Che proviene da oltre il Blackwall. Una conseguenza del suo lavoro per gli NUSA e la Myers. Ok, Blackwall. Non farò finta di capire i dettagli tecnici. La cosa importante è che se non riceverà cure al più presto, morirà. La cura è un'IA che vive su una matrice neurale. Al momento Hansen ha la matrice. Dobbiamo impossessarcene. E cosa sappiamo della matrice neurale? Di questa matrice neurale. Una bella domanda questa. È una tecnologia sperimentale inserita in un mainframe recuperato dalle profondità di Dogtown. Mm-hmm. Da un bunker, per essere precisi. Fa parte del progetto Sinosure. Un'operazione congiunta a NUSA Militech che mirava a contrastare il Soul Killer della Rasaka. Mi interessa molto sta cosa. La matrice stessa è un contenitore funzionale. Ospita un'IA proveniente da oltre il Blackwall. Ed è progettata per consentire all'utente di usare l'IA per uno scopo preciso. Nel nostro caso, curare te e Songbird. Ok. Interessante. Sentiamo il piano. Hansen incontrerà i Netrunner che già conosci. Sì. L'incontro è la nostra opportunità di avvicinarci a Song e alla matrice. Hansen ha ingaggiato i francesi perché anni fa lavoravano per la Militech. Conoscono i protocolli di sicurezza da cima a fondo. E gli venderanno i codici di accesso. Saranno utili quando Songbird dovrà estrarre la matrice dal mainframe di Sinosure. Mm-hmm. Hansen vuole i dati di un progetto di ricerca segreto Militech NUSA. Non ha idea che lì dentro c'è anche la matrice neurale. Abbiamo ottenuto le scansioni e gli imprint dei runner. Ora dobbiamo solo togliere di mezzo quei gemelli. I gemelli chi sono esattamente? Emmerich e Aurore Cassel. Sappiamo altro oltre a quello che abbiamo visto. Spero di sì. Songbird ha stilato i loro profili completi. Perfetto. Brevissimamente, hanno iniziato la loro carriera alla Militech e si sono integrati a fondo, finché non hanno scoperto che il lato oscuro paga meglio. Spero di non dover ricordarmi tutto questo perché non nascondono il loro amore per il denaro. Mm-hmm. Me l'hanno peccato anche rubato tutto. Perderanno la prossima paga a causa nostra. Li fermeremo prima che raggiungano Hansen. Ok, un rapimento? Quindi pensate, li uccidiamo. Come vogliamo procedere? Gireranno su un'auto noleggiata. Una debolezza che sfrutteremo. Tracceremo la loro auto e la dirotteremo prima che raggiungano Hansen allo stadio. Mm-hmm. Qui entri in gioco tu, V. Devi violare il sistema di tracciamento dell'autonoleggio. Alex ti fornirà i dettagli. Quando avremo i runner, voi prenderete il loro posto. Gli imprint comportamentali sono già sintonizzati. Ok. L'ultima fase, l'incontro con Hansen. Qual è il tuo ruolo in tutto questo? Il tuo ruolo in tutto questo, Reed? Sto pianificando la vostra estrazione. Quando avrete compiuto la missione, dovrete andarvene in fretta. Io fornirò il trasporto e mi assicurerò che la fuga avvenga senza intoppi.
Mm-hmm. Ok, quando troviamo Hansen, che facciamo? Della fase finale. L'incontro con Hansen. Giusto. Gli venderete i codici di accesso al mainframe. In altre parole, la chiave che apre il vostro armadietto delle medicine. Okay. Uno di voi andrà nel laboratorio con Somi per inserire i codici al momento giusto. Hansen terrà l'altro al suo fianco come garanzia. Io sarò con Hansen, tu andrai con Songbird. Ok. Una volta che i dati inizieranno a fluire, mi farai un segnale. Disarmerò Hansen e neutralizzerò lui e le sue guardie. Ostia, volete uccidere? A quanto pare la morte di Hansen è stata stabilita. A me piace come idea. L'ordine arriva direttamente dalla Myers ed è confermato. In fin dei conti ha cercato di fare fuori la presidente degli NUSA. In teoria. Songbird. Dobbiamo salvarla, come ti ha detto la presidente. Hai pensato un attimo, tutto eh? Tutto chiaro? Se hai domande, ora è il momento di farle. E quanto sa Myers? Ma niente, dai, tutto chiaro. Cristallino, mettiamoci al muro. Tanto succederà qualcosa per colpa mia o tua? Vogliamo parlare di come catturare i runner? Ne parliamo tra un minuto. Tra un minuto? Parliamone adesso. Dai Alex, stai rompendo il cazzo, già muoviti. Sì? La Myers non conosce i dettagli, vero? La Myers non conosce i dettagli dell'operazione, vero? E non li saprà mai. Non è del tutto sbagliato. Quindi serviamo Hansen su un piatto d'argento e poi una stretta di mano e via? E se va tutto a puttane, siamo nella merda. Esatto. Benvenuto nell'agenzia. Bello. Allora, qual è la priorità di Reed, sinceramente? Conosci Reed meglio di me, il suo modo di pensare. Qual è il suo vero obiettivo? Salvare Somi o compiere la missione? Sol si sente responsabile per lei, da sempre. Si sente responsabile per tutti noi. Perfino per te, scommetto. Ma non vuole un cazzo. È così che si aggrappa alla realtà, alla vita. Con risultati altalenanti, devo dire. E Somi? È la stessa storia di sempre. Osa troppo, finisce nella merda, in qualche modo ne esce e ricomincia da capo. Bello. Ok, a cosa stai pensando? A cosa stai pensando, Alex? Cosa ti turba? Cosa ti turba? Sinceramente, mi domando ancora come mai non siamo tornati a DC. Né io, né Reed. Lui è diventato un agente dormiente e a te hanno affidato un incarico a Dogtown. Non prendiamoci in giro. Disobbedendo agli ordini e tornando indietro, avremmo avuto al massimo una tirata d'orecchi da qualche burocrate. Credo che stessimo entrambi aspettando qualcosa, come l'attentato allo Space Force One. Questo ci rende dei tristi ipocriti del cazzo, immagino. Quanto pare. Qual è il piano per intercettare i runner? Guidano un'auto a noleggio. Il piano è di violare il sistema dell'autonoleggio. Caron Exotics, specializzata in modelli rari. A stazioni di tracciamento in tutta la città. Accediamo alle stazioni e troveremo l'auto. Semplice. C'è una stazione lì, vicino alla chiesa della Bibbia della Serenità di Pacifica. Dai un'occhiata. Ok, come funzionano queste stazioni di tracciamento? Come funzionano le stazioni, esattamente? Monitorano l'ID del veicolo nella rete, la sua posizione, la pressione delle gomme, eccetera. Ah, proprio tutto. Hacker alla stazione e avremo i runner in pugno. Ok. Una stazione potrebbe non bastare. Dubito che hackerare una stazione basterà. L'autonoleggio ha modelli rari da proteggere. Provo a trovare altre informazioni. Se una non basta, improvviseremo. Ma non mi piacciono ste missioni del cazzo. Violare la stazione e rintracciare l'auto, molto bene. E poi? Fottere l'identità. Usa questo piccolo aggeggio. Aprirà gli sportelli dell'auto, dandoti controllo totale del bagagliaio. Perfetto. Sembra abbastanza semplice. La tecnologia da decine di migliaia di eddi fa filare liscio qualunque piano. Quando pensi di trovarti vicino a una stazione, scansiona i dintorni. Non sono nascoste, dovresti individuarle facilmente. Mi metto all'opera. Dai. Dai. Grazie. Andiamo a fottere l'identità subito, già che ci siamo, dai. Direi che in questo episodio, ragazzi, andiamo a fottere l'identità, ma la missione la completiamo nel prossimo episodio, ovviamente. Quindi intanto andiamo a prenderci l'identità di questi, cioè hackeriamo le cose. Apri porta. Hackeriamo la stazione di noleggio.
ci prendiamo le identità, se riusciamo oggi subito, a 1 chilometro. Momento. È in alto. Sali qua. Vai a cagare. Ci ho messo un'ora, ragazzi, a trovare sta roba. È stato bello che sia un po' più chiara, sinceramente, però ce l'abbiamo fatta. Dovete cercare sta torre qua. Bene, perfetto. Non è questa. Ho un problema, Alex. Per ricreare la chiave di crittografia ci vorrà più di una stazione. Merda. Un secondo. Ok, ho un'altra stazione da provare. Quanto in figa è, però. Mettiamoci al lavoro. In bocca al lupo. E chiama Reed non appena hai la chiave di crittografia. Sì, non vi stancate voi, eh. 850 metri. Sperando di avere il teleport che mi porti là. Dobbiamo anche parlare con Songbird, che a quanto pare ci deve dire qualcosa di secret. Un segreto? Dove cazzo è il teleport qua? Dimmi che c'è un teleport medianamente vicino, va bene. Come al solito, ragazzi, ci sarà qualche taglio da dover realizzare. Adesso in teoria dovremmo adesso sappiamo più o meno cosa cercare. È quella là sopra. Che passò? Dobbiamo andare a sopra. Ci basta? Ce lo facciamo bastare? Cerchi qualcosa? Stai zitta. Non la troverai qui. A te non cerca niente. Non è questa? Non funziona? Mannaggia. Vuoi un consiglio? Posso dirti io come sistemarla se ci tieni tanto. Dai. A volte agli anziani serve aiuto con queste cose. Ok, allora, prima la spegni e poi la riaccendi. Se vuoi posso dirti dove cercare il pulsante di accensione. Per 1000 eddie. Ti interessa? Dai. Ok, gli eddie sono tutti tuoi. Grande, affare fatto. Dimmi dove ti taglio la gola. Quindi, l'interruttore? Dov'è? Non lo so esattamente. Qui in giro. L'accordo era dirti dove cercare, non dove trovarlo. Giocheremo a fuoco e acqua. Se ti avvicini o ti allontani, ti urliamo fuoco o acqua. Iniziamo a giocare, non è difficile. Tira fuori l'arma. E parla in fretta. Fuochino, quasi fuoco. Ma che cazzo! La mia BD! No! E anche nella parte migliore, cazzo! Ma la vita è così. Sì, siamo yo, non ti azzardare a crepare qui. Tocco. Vai zitto, bambino. Deve essere così che ci si sente ad avere un infarto. Bello. Mi lasci stare, magnifico. Perfetto, Johnny. Grazie. Non l'ho fatto apposta, ma devi darti una mossa. Il tempo stringe. Faccio il possibile. Se la smetti di parlarmi, magari faccio prima. Mai pensata quella? Ovviamente. Ah sì, va bene. Ah, è direttamente incontra Songbird, fa proprio parte della missione. Inizierà a tracciare appena siamo nelle partite, lo sapremo. No, aspetta. No, non voglio chiamarti.
Ricorda, appena S ti dà via libera, contattami subito. Siamo al punto in cui un ritardo potrebbe mandare tutto all'aria. Sì, cabrón. Andiamo a parlare con Songbird subito. Vediamo che cazzo vuole. Allora, salti? Vediamo. Dimmi che abbiamo un teleport. Più o meno. Direi che parliamo con Songbird e lasciamo l'episodio qua. Più che onesto come episodio, direi. Che cazzo vuoi? Cosa c'è? Ma certo. Ok, stai zitta. No, non hai capito. Ragazzi, non hai capito, eh? Prima Songbird. Bene, eccoci qui. Dai. Io e te, faccia a faccia. Non hai scelto questo posto a caso, vero? Questo posto non l'hai scelto a caso, immagino. È così. Volevo mostrarti una cosa. Significa molto per me. Potrebbe aiutare a mettere in prospettiva alcune cose. Dici? Vediamo, dai. E significa che mi fido di te. Sì, vabbè. Vieni. Voglio qua. Tante cose. Qua c'è una cosa leggendaria che devo andare a prendermi in Songbird, quindi... Che cogno? Cos'hai per me? Dai, vecchia, però cammina. Pedalare. Quindi, cos'ha di speciale questo posto? Abitavo a due isolati da qui, quando ero assegnata a Night City. Cammini? Che è successo? Che stai facendo? Quelle del posto vengono qui dopo il tramonto. Grigliano. Stappano birre. Chiacchierano del più e del meno. Figo come posto. Dai. Ascoltami. Certe volte venivo qui di sera. Ogni centimetro di questo posto è speciale. Mi ricorda Brooklyn. È da lì che vengo. Vorresti tornare a casa? Nostalgia di casa. Non si può tornare indietro, Fio. Io, più o meno. E di là John. Quando inizi a sentire la mancanza di qualcosa, di solito è troppo tardi. Beh, cosa vuoi? Sii onesta, per favore. Songbird, voglio che tu sia sincera con me. Non me mientas, cabron. Io ho aiutato Ansel a tendere la trappola alla Myers. Era il prezzo da pagare per la matrice generale. Okay. Sì, avrei abbattuto l'aereo e consegnato alla presidente. Ma colpirla con un missile e poi darle la caccia non era negli accordi. L'hai tradita. E non solo lei. Anche me. Niente, è andato secondo i piani. Che cazzo di casino. Cosa avevi in mente? Quindi qual era il tuo piano? Che tu salvassi la Myers mentre io prendevo la matrice dell'IA. E che saremmo scappati prima che Kurt se ne accorgesse. Perché sei trasparente? Adesso Ansel ha cambiato i termini del nostro accordo. Sa che lo incolperanno dell'attacco, perciò vuole pararsi il culo. Quello che non sa è cosa c'è sul mainframe di Cynosure. Spera che siano dati da usare per ricattare gli NUSA. Dice che sono il mio biglietto per la libertà, ma credo proprio che quando li avrà, io sarò morta. Pure. Perché? Perché? Ho fatto un casino, Vi, lo so. Ma non avevo scelta.
Aiutami a capire perché. Ancora non capisco perché. Davvero. Non c'era altro modo. Non sarei arrivata a questo se ci fosse stato. Ah, svalutabile. Per la Myers, per gli NUSA, sono solo un'altra arma del loro arsenale. Uno strumento per arrivare oltre il Blackwall. E armi o strumenti non possono prendere decisioni o scegliere di andare in pensione. Ti capisco? Vabbè. Portiamo entrambi il fardello degli errori del passato. Non è facile. Io il biochip, tu il Blackwall. Stai dicendo che è colpa mia? No, chiaro. Dico solo che quando provi a salvare te stesso, di solito è qualcun altro a pagarne il prezzo. Attivamente. Sì. La verità nuda e cruda, cazzo. Già. Sei l'unico di cui posso fidarmi ora. Anche Reed, no? La domanda è, dopo quello che ti ho detto, pensi ancora di poterti fidare di me? E Reed? Non ti fidi di lui? Non ti fidi di Reed. Domanda valida, no? Vita. Mi ha già salvato una volta. Gli è giunta voce di un attacco alla Militech fallito e ha bussato alla porta di una 19enne con un'offerta che non poteva rifiutare. Unisciti a noi o diventa un trofeo della Netwatch. Quella ragazza è morta in quel momento. E da quella morte è nata la persona davanti a te. Certo, anche Reed è morto. Più di recente. 7 anni fa. Colpa tua, sì. Poveraccio. Gli NUSA l'hanno condannato a morte. Eppure lui continua a servire il suo paese, aggrappandosi a qualcosa che per me ha perso ogni senso. È la prima volta che sei onesta con me. Sento che questa è la prima volta che sei stata onesta con me. In effetti lo già, è. Con te e con me stessa. Quindi? Devo lasciarmi tutto alle spalle. Kurt, gli NUSA, Reed, tutto quanto. Quindi... Ah, ok. Night City è solo una tappa della tua fuga. Perché è sempre stato questo il piano, vero? Sì. È solo che le cose si sono complicate. Parecchio. Di certo non mi aspettavo di ritrovare i miei vecchi chum dell'agenzia. O che Kurt mi imprigionasse. Beh, oddio. Sto scappando, Phil. Devo uscirne. E per farlo ho bisogno di te. Perché tu sai cosa significa. Ma voglio scappare anch'io insieme. Qual è il tuo piano? Ok. Diciamo che ti credo. Dopo che si fa? Andiamo avanti con la missione. Procuriamoci la matrice neurale. Mentre Reed e Alex lotteranno con Hansen, noi scapperemo. E poi? E poi? E poi? Mi aiuterai a lasciare la città. Ho già preso accordi con una clinica clandestina molto, molto lontana da Night City. Là i bisturi potranno accedere alla matrice e usare un algoritmo per creare un prototipo della cura. Avranno bisogno che io sia presente per fare il loro test. Quando avranno finito ti contatterò. Sì. Fiducia e su fiducia. È come se mi fossi tolta un peso dalle spalle. Ora devo chiederti. Ti fidi? No. Mi stai aiutando perché mi capisci o perché ho promesso di salvarti la vita? Ti capisco, voglio sopravvivere proprio come te. Entrambe le cose. Entrambe le cose. Saresti di casa, dici. Dici la verità quanto basta, ma mai troppo. Mi accontenterò. Non ti conosco così tanto, credo sai. Sia tutto. Ora dovrai chiamare Reed e avvertirlo che è tutto pronto per l'incontro con Hansen. Ancora. Adesso è quando... Facciamo così, ragazzi. Lasciamo l'episodio qua. Nel prossimo andiamo da Alex. Vediamo cosa ci racconta Alex. E poi chiamiamo Reed per fare la missione. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Lasciamo l'episodio qua. Nel prossimo ci troveremo, ragazzi, direttamente a parlare con
Alex al bar. Una volta parlato con Alex al bar, chiameremo Reed e da lì procederemo alla missione, ragazzi. Quindi vi dedico un bacione, un pura vita. Spero vi stia piacendo la serie. Se è così, bombardatela di mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, condividete e iscrivetevi. L'ho già detto, ma quindi voi fatelo. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.